Sarò con te e tu non devi mollare. Ragazzi, siamo col press e siamo tornati. Buonasera ragazzi, un nuovissimo video di Snap. Sì, tantissimo che ti stia piacendo. Io, come vedete, sto coinvolgendo tutti i miei amici Tudor, Klaus. Tutti i nostri miei amici Tudor, Klaus, Laurini. Mazza, sta giocando anche lui, sì raga. Sta piacendo a tutti quanti. Mi sono salvato dei commenti, adesso li leggiamo. Questi ci sta obbligando, salvateci. Ma sono cosa più, dici? Sono qui da tre ma giorni fino, in questa casa. Ma se fino a una settimana fa chi è il miglior giocatore di Snap di questa casa? È ovvio, perché devo favoreggiare. Ne parliamo dopo. Leggiamo i commenti. Leggiamo allora, Maurizio dice: negli anni ho smesso quasi completamente di seguirti perché crescendo ho cambiato naturalmente gli interessi. Però si è gasato tantissimo perché ha ricominciato a riseguirci. Per me, tra quella di 60 Seconds con me, per quella puntata ha iniziato a seguirci. Maurizio dice: ha ricominciato a seguirmi perché ha iniziato a giocare a questo gioco. Quindi grazie mille Maurizio. Lorenzo dice: mi hai fatto conoscere questo gioco, mi hai fatto innamorare. 6 giorni l'ho scaricato, livello collezione 173. Boom, è partito in sesta così. Boom. Vedi, io sono come Lorenzo. Esatto. Uno che lavora, mica come te. Dark Pro Joker, già il nome è simpatico. Mi dispiace che questa serie non riceva molte views, ma questo gioco è stupendo. Non importa, siamo agli inizi della community di Snap. Io, come vedete, vi faccio vedere i mazzi, oggi uno in particolare. Ci divertiremo. Gabriele invece dice: da quando l'ho scaricato mi sono chiuso una settimana. Vedi? Capita a tutti. Avevo chiesto nell'ultimo video quali fossero le carte preferite. Better Call Puma ha detto Aero e Magneto. Le conosci, immagino, sono sì, anche costose. Vediamo se riusciamo a trovare. Io ci ho perso per colpa di quello stronzo di Magneto. Ecco. Poi c'è Guido che dice: inquadratura geniale. Abbiamo una triste notizia per te. È cambiato tutto. E siamo dentro, ragazzi. Allora io vorrei fare una piccola precisazione. Sentiamo. Tu stai nel 2192. E dobbiamo aprire 71 ricompense. Ok. Fammi vedere il negozio, quali sono i tuoi, quali puoi attivare. Allora, venduto, quello è già venduto, il primo venduto. Lo prossimo preso, bello. Però a me mi fa vedere tutti i bundle possibili il negozio, me. Ah, perché non li hai mai comprati. Non li hai mai comprati, ti faccio presente. Io sono un purista. A me capita ogni tanto di comprare le skin qua, però, Ecco, adesso si vuoi comprare il destroyer, è figo. Che figo che è. Pensano tutto. Raga, lasciate mi piace al video. Questa l'ho fissata perché secondo me Wave è molto forte. Appena arrivi in Poltre, tutti i giorni nel negozio di Snap, esatto, viene messo una carta a rotazione che puoi fissare. Quando c'hai i gettoni del collezionista la puoi acquistare. I gettoni del collezionista però non si possono comprare, si trovano casualmente nelle ricompense. Meno male. Queste qui sono le rotation delle carte, sì, che puoi potenziare con uno sconto di crediti o carte da utilizzare. Crediti che puoi comprare ogni giorno, 50 crediti gratuiti. E alla fine le microtransazioni. Questo qui lo facciamo perché conviene sempre, fidati. Quindi così si sale, facciamo forse sale, facciamo uno spacchettamento epico in più sopra. Adesso facciamo un botto di roba, vedrai. Oh, abbiamo. Sei pronto? Sei pronto? Oh, ma quanta roba c'è? Ti ho detto che le ho tenute tutte quante per oggi. Mamma mia. Raga, oggi spacchettamento enorme. Questi sono tantissimi livelli. Procediamo. Allora, spacchettamento veloce, poi faccio vedere il mazzo e giochiamo. Allora, vediamo qua. Prima riserva è collezionista. Ah, vedi? L'Hobgoblin, no, te l'avevo detto. Non benissimo, se devo essere sincero. Ma frate, è il simbolo, è l'Hobgoblin, non devi pensare. Proseguiamo. Un po' di potenziatori, dopo li sfrutteremo. 100 gettoni collezionista. Questo quando ce lo dà io sono sempre contento. Speriamo ce ne dia il più possibile, ovviamente. Teoricamente, una volta che hai raggiunto un certo livello, te ne dà sempre un minimo. Okay. Minimo di 200, qualcosa di simile. Mi sa che questa ce l'avevo. Questa è buona, però. Come fai ad avercela già? Secondo me ce l'avevo già. È solamente un'altra variante. Dopo lo capiamo. Però mi fa schifo quindi, sinceramente. Potenziato ricovata. Riserva il collezionista. 400 crediti, molto buono. Golosi. Golosissimi. Più 50 ancora. Qui in jet i potenziamenti. Questo ce l'avevo già. Però la variante ci piace sempre. È anche una carta molto forte negli antimeta. Ok. Sì, lo conosco. Crediti. Prendiamo Rogue. Nuova riserva. Altri 100. E siamo già a 400. Comprare quindi Wave non sarebbe male, in questo video. Non so se è garantito. Ci proviamo. Dagger. Quando viene spostato in un nuovo campo, più 2 forza. Ok, può essere interessante in un mazzo con tutte le carte che si spostano. Iron Fist, sì. Vulture. Visione. Quello che abbiamo comprato anche noi nel negozio. Comunque, 200 d'oro. Buono. Ah, figa, comunque 200 d'oro non sono male. Tanta roba. 100 gettoni a collezionista. Compriamo Wave, sicuro. Dai, ci siamo. Bucky Barnes, l'ho anche usato un botto. Che figa sta bella variante! La Ebony ce l'ho già. Ci abbiamo ancora un centinaio, 170 da aprire circa. Potenziatori della bestia, proseguiamo. 200 d'oro, 50 crediti. Potenziamenti. Magneto! Oh.
bello questo. Ce l'ha chiamato, mi mancava. Mi mancava. I saluti e i festeggiamenti sono le cose più cringe per me in assoluto. Ma perché? Devi salutarti, non ti capita mai di tipo salutarti. Ah, minchia, ultimamente, da quando c'è stato il COVID, sempre. Mamma mia. Qualcuno così, così tu magari, però è un po' storto, quindi sì, pensi fai, dal pugno. E poi fai così, cioè ti sembra un rincoglione tutte le volte. La odio, vaffanculo. Ti odio, ti detesto. Stai calmo. Ciao. Silenziatore. E allora quindi poi... Let's go! Mi manca bello. Anche lui. Distruggi le altre carte che hai in questo campo, poi aggiungi la loro forza. Ok. Tanta roba. Carnage. Poi ci facciamo un mazzo, ve lo dico. Però aspetta, non è come Carnage, molto è molto più forte di Carnage. Lui accumula. Accumula la forza degli altri. Bello, bello. Altri gettoni del collezionista, con questi si gode, metti tutto da parte. Se perdo non perdete nel... Se non perdo non prendertene. Se perdo non prendertene il merito. Quindi è solo colpa sapere, mia. Dovete sapere, ragazzi, che l'ultima volta che abbiamo registrato 60 seconds, poi c'è stata una diatriba. Ti ricordi su cosa? Ti ricordi su che parola era? Che abbiamo dovuto chiedere anche a Maurizio Merluzzo. Oddio, aspetta, fammi pensare la parola quale fosse. Ci arrivo, ce l'ho. Io vado a prendere tanto il vocale di Maurizio. Vediamo se ti viene un attimo in mente. Dai, mentre Masarone cerca sta roba, si prosegue. Ancora gettoni del collezionista, che è tanta roba, si gode. Dai, con la riserva. Questo non so se mi piace l'Heli Carrier. Quando scarti questa carta dalla mano, aggiungi a essa tre carte casuali. Ecco qua, pronto. Si dice Saboti, non Saboti. Saboti. No, che saboti! Saboti, non saboti. Dai, calmo! Abbiamo sicuramente i gettoni al collezionista. Aspetta, voglio vederne 200. Let's go! Vai! Raga, ma che spacchettamento è? Electro è devastante per i prossimi mazzi che dobbiamo fare. Cioè, si gioca anche con Galactus. Bello, bello. Più uno, energia massima. Se trovassimo Galactus sarebbe clamoroso. Cioè, Electro fortissimo. Nuovo Avatar, va bene. Ti prego. Buono, 300 crediti. Frate, abbiamo finito lo spacchetto. A meno che... No, basta. Adesso, dopo questo mega spacchettamento in cui abbiamo trovato una marea di cose, possiamo vedere anche le migliorabili, che adesso sono decisamente tante. Sì. Lo faremo off camera, ovviamente. Quello che vedete da due ore sotto di noi è il mazzo che andremo a utilizzare. Vi spiego velocemente le carte, una ad una, e poi entriamo in partita. Abbiamo Sunspot, l'unica carta a costo 1, quindi vedrai che a volte ci incepperemo con il mazzo, se non la troviamo, perché sprecheremo tanta energia. Quando invece la pescheremo, ci permetterà nei turni 2 e nei turni 3, quando non ci saranno subito Zabu oppure quello che taglia, di salvare le energie in forza. Abbiamo Zabu, per l'appunto, che ci sono tantissime carte a costo 4. Lady Sif, l'altra carta a costo 3 che ci servirà per tagliare o Hulk o Infinauta, okay, insomma, per poi riportarlo in campo con Ghost Rider. Dracula, nel caso in cui tagliassimo o Hulk o Infinauta, l'altra ci servirà per Dracula. Jubilee, che porta dal mazzo o Hulk o Infinauta, va benissimo. Dracula, Visione, sì, tutti quanti. Bello Ghost Rider. Così. Strai, è così che spacca tutti quanti i culi, mamma mia. Ricordo, in questo campo una delle tue carte scartate forte. Capito, scartiamo Infinauta, lo ritiriamo dentro. Shang-Chi per distruggere le combo del campo avversario. Spider-Man per bloccare il campo. Lui è devastante, secondo me. Una delle carte questa fuori. Carta solo? Allora, mettiamo questa versione qua. Nei campi in cui stai vincendo? Sì, okay. Fortissima. Costo 4, un 8, cioè devastante. Visione, okay, perché bello, ci sono spesso anche visione. I campi dove non si possono giocare le carte, quindi ce la spostiamo, certo. O la tiriamo dentro di Jubilee, o la tagliamo di quell'altro e la rievochiamo. Insomma, il modo di giocarla c'è. Hulk, classico Hulk che spacca sempre. E l'Infinauta. Bello questo Infinauta, cazzo. Se ce lo silenziano con Leech, lo possiamo giocare anche se abbiamo giocato il punto turno. Quindi, secondo me questo mazzo è devastante. L'ho chiamato Road to 100, perché dobbiamo arrivare a livello infinito. Aspetta, fammi riscattare qua le ricompense. Bello, bello come deck, mi piace. Ti piace? Sì. Dai, Paolo! Te lo portiamo a casa! Abbiamo missato Sunspot. Tre scoiattoli, vai così! Cosa che più mi fa arrabbiare in assoluto, però non è fastidiosa per questo mazzo. Col fatto che lui ti ha giocato pure Sunspot per proprio sbattertelo in faccia. Noi non ci facciamo prendere dalla frustrazione, adesso perderemo 2 di energia, purtroppo. Aspetta, ma scusami, stiamo facendo una stupidaggine. Scusami, Sei pronto? Vuoi fare snap? Snap! Ah, che figata! Mamma mia! Questa schermata è tanta roba. Abbiamo Atlantide con quello scoiattolo del merda. Non importa, noi Atlantide la sfrutteremo in modo diverso. Lui non ha giocato niente in questo turno. Ha fatto potenziale Sunspot, che sta diventando grosso come un... Non ci pare il vero? Ti torna? Shang-Chi. Lui non se l'aspetterà mai. Magari diventa 9. Ciao Sunspot. Adesso siamo fermi anche sto turno. Col cavolo che stiamo fermi. Chi vuoi mettere? Ti serve anche sto turno, fra.
No, col cavolo, non possiamo permettercelo. Quindi... ma sprechi così. Non importa, però se vinciamo su un campo possiamo giocare crossbow nel prossimo. Okay. Anche se giocheremo visione. Dai, teniamo tutto. Teniamo la combo salda in mano, perché sono carte che vanno anche contro le carte avversarie. Gioca ancora una carta sul Central Park, Wong. Wong sai cosa fa? Raddoppia gli effetti delle carte alla scoperta, quindi se gioca qualcosa di importante là dietro ci spacca il culo. Sì. Noi possiamo bloccarglielo per il prossimo, magari ha intenzione di farlo al sesto e quindi... lo danneggiamo, ti torna? Ok, sì, si può stare. Però non si è potenziato questo, quindi dobbiamo fare visione. Mi dispiace dirtelo. Dobbiamo prendere il vantaggio. Mi dispiace Paolo, dobbiamo mettere visione al 100 per forza in modo tale da avere sesto il vantaggio e avere e esatto. Poter mettere... La partita può ancora svoltarsi, possiamo pescare Dracula, possiamo pescare quella che taglia la carta. Dinosauro centrale. Quante carte c'ha in mano lui? Ma va benissimo, ti torna? Cioè, non siamo preoccupati da questo, perché questo lo polverizziamo con Shang-Li, ok? Poi sposti visione. Smettiamo vision qua. Sì. No, aspetta, lui però ci investirà sicuramente. Quindi visione di qua. E Dracula al centro con Spider-Man. Ok. Purtroppo la carta Dracula la taglia alla fine della partita. Quindi non potremo sfruttare Ghost Rider. Accadrebbe dopo. Sì. Quindi speriamo con Shang-Li di togliergli questo. Con Dracula di prendere almeno, ti direi, almeno un crossbow. Farebbe comodo. Lui investirà sicuramente qua. Allora, cioè, se hai... diciamo, sai, il 25% di possibilità di prendere un 8, un 20, un 3 e un 12. Perché è proprio il 3 che prenderai? Gioca solo laggiù in fondo, è leader. Shang-Li, il suo Shang-Li non dovrebbe essere un problema. No, ti torna? Perché ormai è già invocato, quindi... Ti prego, Dracula. Ti prego, Dracula! Abbiamo vinto. Messere! Anche con Ghost Rider tagliato, ce la siamo portata a casa. Perché proprio il 3? E perché proprio il 3? Che bello. Questo mazzo mi piace troppo, ragazzi. Quando pensi di aver perso, in realtà sì, con le tue carte wow, svolti tutto. E non è neanche entrata la combo. Comunque, Argento e Diamond 50. Platino. Questa manco sarà la sua lega, ragazzi. Sembra diamante, però il colore. Sembra. Ma sembra ti pare che mi metto lì a informarmi quando è che devo arrivare a quale livello? Certo, ogni 10. No. E cosa c'è dopo? Poi ci sarà il diamante, dopo il platino. Che è così che sei sicuro? Perché qui c'hanno anche il vibranio. Ma quelli secondo me sono dopo vibranio. Ok. Guarda, ci guardo dal mio. Per la prima volta, primo turno, Sunspot in mano. Finalmente ottimizzeremo il secondo turno. La mettiamo in un campo dove non sappiamo ancora l'effetto, perché lo so, è rischioso, può morire, ma potremmo anche non potercelo giocare mai più. Esatto. Tanto lo scopriremo al prossimo turno. Secondo campo, Daily Bugle. Okay, ci dà una carta della mano avversaria. Quindi lui avrà preso una della nostra. Bucky Barnes non è una carta che volevamo vedere, sinceramente. Comunque... E non lo giocheremo, ovviamente. E comunque avevo ragione io: Platino, Diamante, Vibranio, Omega, Galattico e Infinito. Grazie, lei ha ragione, ma io ci arriverò prima di lei. Ci credo, sei nel 2196, io sono al 382. Allora, senti qua, abbiamo due opzioni in questo momento. Sì. La cosa figa di questo mazzo, quando l'ho ideato, è che in varie circostanze ti puoi comportare in modo diverso. Ad esempio, adesso o giochi Zabu che ci riduce di 2 il costo delle carte a 4, oppure Lady che taglia Vision e poi possiamo portarlo dentro con Ghost Rider. Io sono sicuro che lui taglierà carte qua. Se avessi pescato un Armor gliel'avrei messo qua subito. Potresti fare Zabu adesso, così poi Ghost Rider ti costa meno e anche Spider-Man ti costa meno, quindi poi è il turno. Ma ci importa farlo. Allora, noi possiamo farlo anche di quarto Zabu, perché Spider-Man va giocato sempre di quinto, okay, secondo me. Considera come dobbiamo giocare. Lady, tagliamo visione, così prossimo turno Zabu con l'energia che avanza pompiamo Sunspot, Ghost Rider riporta dentro, esatto, visione, e abbiamo modo anche di spostarlo il sesto e poi, turno. E poi guarda che abbiamo Cross che adesso che con Zabu diventa... Perfetto, guarda. Vabbè. Allora, per la prima volta mettiamo una carta qua, giusto per fargli vedere che c'è un po' di... Attenzione, non avevo visto il terzo quello. Campo. Londra di sinistra è devastante. Zabu qui significa che... Adesso ci costano uno le carte. Sì. Uno! Paolo, uno! Facciamo il turno 5 e il turno 6 che ne buttiamo tutte. Buttiamo giù Jubili, buttiamo giù tutti. Ma sai qual è la cosa che farà impazzire il nostro avversario? Che Spider-Man verrà casato in due campi! È vero, ma tanto blocca solo lui, non è come... Spider-Man in due campi, non so quante No! Maledetto! Come ha osato fare questa cosa? Ho fatto una Dracula che costa uno. Allora facciamo Spider-Man, così gli blocchiamo due campi. Facciamo Crossbone, che viene evocato anche in un altro, ed un 6. Se riprendiamo visione, comunque abbiamo un 7 di visione, eh. No, scusa, visione lo prende Ghost Rider. Dove lo mettiamo? Però appunto, cioè, nel senso, non ti tenere bloccato, secondo me, tutto un campo intero. Non subito, magari. Ok, quindi vorresti dire Dracula, Ghost Rider, esatto, e lui al 100. Con sì, Jubilee qua.
No, Jubilee no. Cioè lui non potrà giocare i due turni. Vabbè, tanto costa uno, teniamocelo. Così Sunspot si potenzia. Spider-Man viene buttato nella corsia a destra, anche in quella in fondo, due campi bloccati. Dracula, Ghost Rider che tira dentro Visione. Siamo già a 9, abbiamo già pareggiato. Dracula taglierà, lui tira dentro dal mazzo. Infine out! Paolo, cosa ti sei perso? Ok, quindi evoca Bucky Barnes anche in altri campi? No, non funziona così. Ok, quindi solamente... Certo, non l'avevo visto. Ok. La partita è ancora in gioco, allora. Si può vincere, ma si può anche perdere. Io direi di non toccare niente, così si potenzia Sunspot. Lui non può giocare nulla. Con Dracula tagliamo qualcosa. L'unica cosa che potrei giocare è Bucky Barnes, in modo tale da non tagliarlo, che qua rischiamo di fare meno uno e non ne vale la pena. Invece sappiamo con certezza che se posizioniamo Bucky Barnes qua sulla destra, questo meno uno non ci intacca troppo, perché andiamo a 7 più 4, 11, pareggiamo, ma vinciamo sicuramente a sinistra, perché male male tagliamo Shang-Chi e andiamo a 12. Vi torna? Snappo pure. Matematicamente dovrebbe funzionare. Oh, di Jubilee abbiamo tirato dentro l'infinauta. Madonna. Che bello. Allora, il piano è che adesso, misuratamente con le carte, gli abbiamo inviato un meno uno. No, geniale. No, che c***o, devi darmi la mano qua. Spaccato. Ci ho perso un po' alcuni passaggi. Tutti i campi. No, qua l'abbiamo detonato. Con leader ha copiato Bucky Barnes meno uno. Che okay. Io ho giocato per impedire di farlo tagliare da Dracula, che mi avrebbe fatto perdere sul campo okay, a sinistra. Ok, sì. Tanto Sunspot si è potenziato, andavamo a pareggiare, invece ha preso pure il meno uno, quindi abbiamo vinto anche qua. Lol. Detonato. Bello, questo. Bello. Detonato. Questo mazzo mi fa impazzire, Paolo. Te lo dico. È divertente, si vede. Allora, riscattiamo questo. C'è il pass che procede, siamo al 73. 50 73 del pass pure, mamma mia. È gioco semplicemente. Mamma mia, e fammi vedere che livello sono del pass per capire. Io sono al 34, sono alla metà. Io gioco un po' più di te. Perché non mi vai a giocare a GTRP? Guarda chi ce l'ha. Proprio lui. Non ci importa del ninja, va bene, Sunspot. Abbiamo già il secondo, il terzo turno, abbiamo già Zabu, siamo tranquilli che non rimarremo incartati. Quando giochi una carta qua, ne aggiungi una copia anche alla tua mano. Ok, adesso non ci interessa. Perché Zabu non lo giocheremo lì, non vogliamo rigiocare Zabu. Se ce lo sdoppia un conto, ma giocarlo due volte. Giocarlo due volte, se no comunque sei di mana così. Perdiamo troppo vantaggio. Lui gioca un mazzo con carte che non hanno effetto, a quanto pare. Ah, ottimo, le carte posizionate con lui hanno meno due di forza. Ottimo. Let's go. Però siamo a uno perché abbiamo compensato. Sì. Fantastico. Allora, con Zabu andiamo qua a vincere. Lady la facciamo il turno dopo, magari. Perché vogliamo tagliare Hulk? Cioè, vogliamo tagliare Hulk se peschiamo Ghost Rider. Se no, non vogliamo tagliarlo Hulk. Capito? Cioè, se lo chiami, poi cambia. Ma poi, c'è appena messo Zabu, quello si è abbassato. Metti Lady, fai prendere il punto a Sunspot, così va al 2. Allora, calmo. Lady la mettiamo però non al centro. Non vogliamo tagliare due volte, ti torna? Vogliamo tagliare una volta sola? Dipende, no, beh, non la rigiocheremmo nel caso, però avremo una carta in più in mano. Che non ci serve. Ok, allora vai. Lui potrebbe avere una carta che si potenzia con le nostre. Allora mettila sì, o a sinistra o a destra. Però a destra va a 2. Ricordiamoci che noi possiamo prendere... Cioè io qua giocherò Ghost Rider, quindi ne prenderò un altro. Non vogliamo riempire quel campo di schifezze. Ti torna? Vai. Allora lui riempie il campo a sinistra e sappiamo che il full adesso è questo. Secondo me poi potenzierà tutto quanto. Ok. Alla fine. Questa è molto buona. Di quinto. Devastante. Quindi puoi giocarne due in realtà. Ah, vuoi già bloccare lì? Così certo. Vai. Secondo me questa è la giocata. Perché a Ghost destra vinceremo per poi anche metterci Crossbones. Se lui potenzia subito, bene. Se no qua c'è solo uno slot. Cioè, lui solo qua può giocare dopo, ti torna? Sì. Se non gioca lì, probabilmente giocherà leader. Allora, Ghost Rider che tira dentro Hulk. Quello lo pareggiamo. Ma adesso Ghost Rider, se tu lo mandi di nuovo, ti tira fuori un altro Hulk? No. Perché non c'è più niente di morto. Ah, forse... perché comunque la tira fuori, ok. Allora, l'infinata adesso purtroppo non ci aiuta. Lui però non potrà più giocare niente qua. Esatto. Quindi, a meno che... lui qui è più 12, dobbiamo fare un calcolo matematico. Più 12, pareggio. Si è ritirato. Bene, non ci ha fatto neanche dover perdere tempo. Boh, easy. Dai, chiudiamo in bellezza, Paolo. Vai così. Oh, è un mazzo che funziona. Ce la diamo a pranzo. Oggi offre Stefano. Va bene, tutte le abbiamo vinte, hai visto? No, frate, sei un controbombo. Bombo col mio stesso avatar. Mamma mia, frate, bombo secondo me. Questo è un computer che vuole capire quanto siamo forti. Più no, secondo me è uno della Marvel proprio. È uno dell'agenzia Marvel che è entrato per affrontarti.
con lo stesso mazzo di prima. Oh merda, frate. Le carte non possono essere giocate qui. Ed è questo il motivo per cui giochiamo Visione. Perché se non giocassimo Visione tireremmo giù tutti i santi del mondo. Tutti. A Sanctum Sanctorum, ovviamente. Esattamente. Comunque, noi godiamo da Dio. È un peccato perdere Jubilee, mi rendo conto. Però, Zabu di terzo. E siamo. Quando giochi una carta qui, riprendi la tua mano. Questo è molto buono. Perché lo metti, fai attivare il potere. Sì, 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 conosco. Molto bene. Buono. L'ho usato un paio di volte. L'ho sfruttato il bar di Luke. La carta di forza maggiore qua prende più 3. Quindi lui mi sa che avrà un mazzo con tutte le carte che hanno 2 di forza che poi potenzierà. Guarda, lui è un Cerbero. È un mazzo Cerbero. Quindi all'ultimo turno vincerà con Cerbero Mystic. Perché copia 2 volte l'effetto di Cerbero. Cerbero non l'ho mai vista come carta, non so di cosa tu stai parlando. Mi rendo conto, me lo immagino. Allora, noi facciamo. Allora, tenti Lady. Ok. Qua. Taglia visione, così dopo se peschiamo. No, però aspetta, se non peschiamo Ghost Rider è un casino, non possiamo giocare niente al centro. Quindi Lady, se la facciamo. No, non possiamo fare. Allora, dovresti giocare Spider-Man. No, Spider-Man si gioca di quarto. Facciamo Dracula Sunspot. Eh sì, sono Dracula Sunspot. E così speriamo che lui si baffi qualcos'altro per. E speriamo di non pescare più che altro. Oddio. No, non gioca Cerbero perché ha appena modificato la forza e questo è 7, quindi non gioca Cerbero. Ok, adesso possiamo andare a giocare in visione. Per forza. Dobbiamo spostarlo. No, no, assolutamente no. E frate, sennò poi come facciamo a spostarlo visione se non lo giochi ora? Hai ragione anche te, però. Cioè, non vuoi provare a tagliare Infinauta e bloccargli il campo di Spider-Man? Cioè, che senso ha avuto tenere Spider-Man se adesso non. E quale vorresti bloccargli di campo, scusami? Quale di campo devi bloccargli? Che uno non puoi giocare e l'altro te li rimanda indietro, scusami. Qui la torna in mano. Ok, ok, la situazione non è gravissima in realtà in questo momento, eh? Beh, semplicemente facciamo visione qui. E il crossbow lì. A sinistra. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Possiamo volendo anche giocare altre carte, non avrebbe senso se ci si potenzia Sunspot. Snappiamo pure. Dai, per forza, sono 4 punti questi in saccoccia. Anche perché la carta più forte sarà Crossbow appena entra o Dracula che taglia Infinauta. Perché ti garantisco che taglia Infinauta perché è la ciliegina sulla torta. Adatto torna in mano. Cioè, è inutile, torna in mano. Sì, sta cercando di buffarsene. No, ne. Non gli ribaffa. È fermo lì, è fermo. Boom! C'è la regina sulla torta chiamata, baby! Devastato! Oh, madonna, 4 su 4, Devastato. E questa che era anche quella con i campi tostissimi, sì, perché con Luke e quest'altro, cioè, non era semplice. Buono, bello, buono ragazzi. Bellissimo. Bel mazzo. Io direi di farlo provare anche ai ragazzi. Se provatelo se avete le carte, perché come avete visto il livello collezione è alto. Adesso accumuliamo tanti livelli per spacchettare nel prossimo video, la settimana prossima. Pollicione in su, commentate, iscrivetevi alla campanellina. Passate a Paolo in descrizione e trovate il suo Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video, è sempre tutto. Ciao. Bye. Belli! Mamma mia, che mazzo! Mamma mia, veramente. Andiamo a pranzare, va? Paolo, devastante! Mamma mia, veramente, oh!